classico insulto da frerone. Ah, sono un frerone, che bello essere qui. Attenzione, perché se vado di là vado in bagno e faccio la pipì. Ah sì, la pipì mi è scappata tutta quanta, e quindi io mi metto una bottiglietta qua di Fanta. Niente, ha tolto niente. La tana del frerito, oh oh oh. Ciao Frederigno. Innanzitutto io ti do il benvenuto, perché sono veramente contento di averti qua ospite. Sono anche con Jody. Non so se tu Jody l'hai già conosciuto in qualche altro contesto. No, infatti mi spiace, chiederei al moderatore se può fare di cambiare titolo, perché ho scritto io Gran e Minchiate. Cioè, Minchiate in questo sembra Minchiate. Lui è Minchiate. Lui è Signor Minchiate. Signor Minchiate. Vabbè, Jody, presentati. Ciao Amy, molto piacere, sono Jody. Bella Jody. Sono un vecchio in realtà, sembro giovane ma ho quasi 30 anni. E niente, sono socio di Simone su questo canale quando lui preferisce. Non l'ho mai pagato, eh? Su questo canale, raga, io ancora non ho capito. Ditemi Minchiate, fatti soldi. Le minchiate. Sì, sì. Non si riesce a riassumere meglio se non le minchiate. Sì, questo sì, sì, sì. È un podcast. È praticamente il pomeriggio 5 di Twitch. Wow. Sì. Che nonostante sia un trash, però è la cosa che tira di più. Beh, grazie comunque per aver detto che è trash. Simo è la verità. Cioè, non so se tu ti rendi conto che al centro delle tue live c'è la figa. Oh, oddio, furbo, hai guardato il culo di quella. Cioè, è questo. Cioè, il fatto che stasera ci sia Emis è finalmente una di quelle live godibili, perché ci può essere del contenuto stile podcast. Ma qua la roba del podcast c'è raramente. C'è solo quando... Insomma, un bel minchione, Graham Baud, capito bene? Sì. Mm. Sì, esatto. Okay. Dove abiti, Green? Io abito a San Siro. Ah, ok, quindi se fai coglione ci metto un attimo a venire lì. Veramente? Anche tu abiti a San Siro? No, però siamo qua. Però comunque sempre Milano abiti. Mm. Ma allora, partiamo subito con la roba Twitch. Perché hai cominciato a fare live su Twitch così per... No, in realtà questa è una domanda a cui sono contento, cioè a cui sono felice di rispondere. Il progetto di Twitch in realtà non è un progetto Twitch e Mischilla, è nato perché... Allora, devo partire dall'inizio. Durante la pandemia ho perso veramente un sacco di tempo giocando a Warzone, fondamentalmente, come tantissimi altri ragazzi, diciamo, in Italia non. E a un certo punto ho capito che, insomma, l'hobby stava diventando un po' troppo, cioè mi stava rubando un po' troppo tempo, no? Nonostante poi ho sempre dato priorità alla musica e alle mie cose. Allora, come in altri frangenti, diciamo, no, del mio percorso, ho detto, ma sai che forse è il caso, magari non dico di farci soldi, però almeno di creare qualcosa che sia un progetto concreto, che possa, non dico aiutare me, perché non me ne frega un cazzo, non è che mi metto a fare il player dei videogiochi, però magari aiutare qualche ragazzo con cui sto giocando, che secondo me merita. E quindi... Reduce, diciamo, no, da questa agenzia che ho aperto con altri due soci, che è Icons Club, che è un'agenzia di management per l'immagine di alcuni atleti. In questo momento, per esempio, abbiamo due calciatori, uno gioca nell'Inter, uno nel Milan in prestito alla SPAL, mi pare. E abbiamo detto, perché non creiamo una sottocategoria, diciamo, satellite che si occupi di streaming e di gaming? E quindi nasce Icons Gaming, e ovviamente per dare supporto a questi ragazzi, visto che la piattaforma principale su cui loro si cimentano è proprio Twitch, mi sono messo anche io per fare un po' da traino a questo progetto. Ok, che figo, che figata. Ma infatti la nostra corrispondenza tra me e Emis è nata perché io ho visto la storia in cui lui appunto diceva che andava in live su Twitch, e cos'è, ti ho risposto tipo come una puttanella che mette tipo i fucherellini, no? Così. No, mi ha scritto ma, tipo quei punti... Ah sì, esatto, pensavo di averti messo tipo la reazione alla storia classica. E infatti esatto. Ho visto che mi hai risposto, poi abbiamo cominciato a parlare tardanotte, un po' come due... Eh sì, ti ho detto, zio, mica, sicuro mi bannano, ti ho risposto così, perché sì. Insomma non sono tanto... Penso che... Hanno detto che sono un mio grande fan, è vero, hanno detto delle balle. No, è vero, però non voglio fare lecca culo, Emis, perché voglio rimanere professionale, ma non posso negarti che è la verità, effettivamente... No, ma in realtà volevo soltanto dire che se mi segui sai che non sono molto politicamente corretto io. Sì. Ho un po' di problemi in realtà col politicamente corretto in Italia, quindi insomma Twitch è un po' un campo minato per me. Ma secondo te il politicamente corretto è too much in certe cose? Assolutamente sì. Cavoli. Ok. Sì, tu perché giochi? Ammazza, sai cosa? A parte la libertà di espressione, che secondo me dovrebbe essere, a meno che non sia realmente offensiva, dovrebbe essere legittima ovunque, cioè non soltanto nell'arte. Io sarò libero di dire la mia opinione anche al bar, magari, no? Però diciamo che ultimamente ci si offende un po' veramente per troppe cose.
ma nell'arte è veramente assurdo, cioè quando sento chi si indigna per ciò che viene detto magari nelle canzoni o in alcune scene di film, no? Quello non lo concepisco, cioè non, lì mi sembra veramente di andare okay. dall'altra parte, no? Cioè di fare del male nel senso opposto, però. Ho capito, ho capito. Jody? Amy, tu la segui la stand-up comedy in Italia? No, seguo la stand-up comedy, ma non in Italia, sono sincero. Ok. Io intanto preparo, voi chiacchierate che preparo una roba che voglio far vedere a Amy. Ma ce n'è uno che mi piace molto, che è Maurizio Battista, che alla fine fa stand-up comedian. E lui, per esempio, è uno che mi piace molto, sono andato anche a vederlo dal vivo. Andare a vedere Fiorello, sono andato a vedere Angelo Duro, che è un caro amico. Quindi in realtà non è che non la cago, no? Diciamo che non, magari non sono molto settato, però è una cosa che mi piace guardare. Come mai, me lo chiedi? No, perché comunque ci sono due o tre comici italiani di stand-up comedy, come Filippo Giardina, poi ce n'è un altro che in questo momento non mi viene in mente fortissimo, che però vanno molto sullo stile americano, quindi molto sul peso politicamente scorretto, e infatti sono quelli che, di cui né in televisione né in altri mass media più importanti li senti mai parlare, però in realtà tutti i loro tour vanno sempre sold out, perché ci vanno giù pesante, però ecco, la gente vuole un po' di verità, cioè... sì, è incredibile come riescano comunque ad avere un loro pubblico e anche importante, però senza passare né dai social né dalla televisione, proprio perché in Italia non è accettata assolutamente questa cosa qua. Sì, in realtà mi pare di capire un po' nel mondo, perché appunto guardando l'ultimo che ho visto è di quello famosissimo, oddio come si chiama? Montanino. Ricky Gervais. No. Bravissimo, Ricky Gervais, e gioca tantissimo su questa cosa del politicamente corretto, quindi mi viene da pensare che anche nel resto del mondo hanno questo problema. E prima dicevo l'arte, ho citato il cinema, ho citato la musica, secondo me nella comicità è ancora peggio. Cioè, cazzo, una battuta ogni tanto, anche se non è politicamente corretta, fa anzi, a me piace il black humor, per esempio. Quindi, però se non esistesse più il politicamente scorretto, magari non farebbero neanche più ridere certe battute, perché sarebbero talmente... Può essere. Magari non sarebbe più... vietato, più... dici? Sì, falliscono tutti i comici. Un po' come le droghe leggere. Cioè, se in Italia legalizzassero le droghe leggere, forse non ci sarebbe più quella libidine di farsi la canna, capito? Sì, in effetti quando uno fa una battuta politicamente scorretta... non ridi quasi mai per ciò che ha detto, ridi perché pensi minchia l'ha detta veramente, l'ha detta veramente, esatto, esatto. Sì. Poi ero questa cosa della mia carriera che non sa praticamente nessuno, tu in questa parodia dici si fa una rumena, no? Quello per esempio da molti è considerato politicamente scorretto, tant'è che quando feci Cash Woman, che era uno dei, anzi forse il mio primo singolo fatto in major, il pezzo inizia, adesso non mi ricordo ancora la prima rima come cazzo fa, no? Ah, cioè, ho conosciuto questa tipa l'altra sera al night. La versione originale era: ho conosciuto sta rumena l'altra sera al night. Perché comunque era più veritiero, nel senso, se vai in un nightclub è pieno di rumene, no? Però vedi, il discografico mi disse: sai che questa può essere presa come che stai dicendo che quindi tutte. Ma già ai tempi? Ma ai tempi c'era meno, però, sta roba, no? Vabbè, ma ai tempi 2012, eh? Vabbè, minchia, 2012, cioè. Ma allora lì, però, anche io ero ancora in una fase in cui un po' mi fidavo del discografico, perché era la mia prima avventura, e quindi non avevo ancora, diciamo, assorbito troppe rotture di coglioni, e tutto sommato non mi cambiava niente, perché il senso rimaneva quella, sì, fine, la rima d'apertura la cambiai, poi nel tempo sono diventato talmente saturo che adesso appena mi dicono scusa non è che potresti cambiare col coltello da lancio, tipo non ce la faccio più, adesso non ascolto più nessuno, faccio quello che mi va. Ho capito, no me la ricordo Cash Woman, tanto Cash Woman era una canzone che piaceva un sacco a mio padre, perché sai che mio padre è tipo uno che ti ha sempre stimato, anzi ti dirò di più, lui ha grandissimo rispetto della canzone Lettera dall'Inferno, e tra l'altro pensa che, questo è un piccolo aneddoto divertente, quando andavo a scuola la professoressa di religione ci aveva detto, perché era una un po' particolare che faceva dei giochini strani dove andava a fare delle robe strane, e un giorno ci aveva detto no vabbè cioè, era un po' particolare, era una un po' fissata con robe strane. E un giorno ci disse: portate una canzone che vi rappresenta. E io mi ricordo che proprio per andarle contro, tra virgolette, le ho portato Lettera dall'Inferno, no?
Perché volevo fargliela sentire, no, prof di religione, ho detto voglio capire cosa ne pensa di questa canzone. E non aveva ovviamente capito un cazzo. E ha cominciato a dire: no, ma tu cosa vuol dire? Tu cerchi Dio solo quando hai bisogno di lui. E ho detto: è una canzone che ha un significato un po' differente. Però, comunque, mi ricordavo questa roba qua. E basta. E ti faccio anche quest'altra domanda: qual è la canzone, secondo te, che hai scritto con il testo, secondo te, non a cui sei più legato, ma il testo, secondo te, più bello? Cioè, proprio che potrebbe essere veramente una. Cioè, che ci sono delle frasi che dici, secondo me, sta frase qua è proprio geniale. Ci sono delle frasi proprio belle. Notte gialla. Ok. È un pezzo che ho fatto con Madame in Kita Music 3. E diciamo che per quel che riguarda tutta quella vibe conscious, chiamiamola così, del mio rap, è stato fino ad oggi sicuramente il punto più maturo. Ecco, ci sono delle immagini veramente, credo, poetiche. Cioè, quantomeno questo è quello che ho percepito io e che hanno percepito i miei fan. Mi piace come è interpretata, il beat di Lazza è bellissimo, Madame è stata bravissima a fare un ritornello che fa da giuntura, diciamo, no, tra le due strofe, non è proprio un ritornello di quelli, quindi è un pezzo di cui sono molto soddisfatto. Come tutte le cose difficili e complicate, non è stato un pezzo di gran successo, però considerando il tipo di pezzo che è andato molto bene. Ho capito. E il pezzo invece di cui ti sei più rotto il cazzo? Parole di ghiaccio. Mi dicono di avvicinare il microfono, ma raga, non mi si sente bene. No, noi ti sentiamo benissimo. Noi ti sentiamo benissimo. Sentiamo benissimo. Scusami. Un pezzo invece di cui ti sei abbastanza rotto il cazzo? Mio? O che magari, anzi, un pezzo che secondo te è un sacco sopravvalutato. Che magari tutti, magari adesso stanno tutti scrivendo in chat e tu quando lo leggi dici, bah, sì, bellino, ma... Allora, sicuramente... Aspetta, intanto... Sto facendo venire le ansie, così dicono che non si vede un cavolo. Comunque, pezzo, allora dipende, perché se parliamo di numeri, quasi tutti i miei successi veri sono ovviamente sopravvalutati. Cioè, se penso che la mia hit popolare, chiamiamola così, è stata proprio Maracanã, adesso voglio dire, parliamoci chiaramente, no? Cioè, era un pezzo fatto su commissione, non l'ho mai negato, a quei tempi io lavoravo su Sky, quindi c'erano i mondiali trasmessi su Sky, mi chiese, quello doveva essere il jingle di Sky, capito? Doveva essere l'intermezzo tra una partita e l'altra, invece poi è esploso, un pezzo che comunque non ho mai nascosto, per me non ha nessun tipo di valore legato a me, all'arte, no? E poi il calcio mi piace, ma non sono neanche così patito, quindi quello è un pezzo, per esempio, che penso sia assolutamente sopravvalutato. Tu mi hai chiesto quale pezzo fosse sopravvalutato, sì, giusto? Però secondo me, Amy, quando si pensa a Amy Schilla, si pensa più a Parole di Ghiaccio che a Maracanã. Quello è già un pezzo di cui sono più soddisfatto, perché strizza l'occhio al pop, però comunque è scritto con cognizione di causa, è un pezzo intergenerazionale, comunque piace ai nuovi fan e a quelli vecchi. Insomma, ha uno storico tutto suo. Quello non è un pezzo... mi vergogno, no, non che di Maracanã mi vergogni, però Maracanã è uno di quei pezzi che lo faccio proprio come bissa i DJ set quando mi chiedono qualcosa, se no non lo metto neanche in scaletta. Ho capito. No, a me piaceva partire. Non pensavo fosse fatto sotto commissione, ma anche la colonna sonora lì del Milan, non so se si può chiamare colonna sonora, l'inno del Milan. Sì, quella è proprio un'operazione fatta con il Milan, cioè io ho avuto un contratto dal Milan che mi chiese di fare questa cosa, a me è Saturnino era direttore artistico, Saturnino, per chi non lo sapesse, magari più giovani, è il bassista storico che va di Jovanotti, ma vabbè, è un artista un po' anche a sé stante, e mi chiamò per fare appunto quest'inno, sapendo che ero milanista, quindi essendo l'inno ufficiale comunque ad oggi del Milan, per forza di cose lavoro su commissione. Sarebbe stato bello, no, che l'avessi fatto io per conto mio e loro l'avessero scelto, però non è andata così. Ho capito. No, io avrei una domanda su, certo, un altro pezzo che ha spaccato tanto e che vorrei sapere cosa ne pensi, perché non ti ho mai sentito parlare tanto di questo pezzo dopo diciamo l'uscita, che è Vampiri. Come vorrei sapere in generale come lo consideri guardandoti indietro come pezzo. Lo considero un pezzo adatto all'età che avevo un tempo, un pezzo che oggi non rifarei mai, molto teen. Però è anche da considerare che ai tempi questa wave un po' cassadritta, barra dubstep, così andava, era una varietà al rap. Quando decidevi di fare qualcosa che fosse un po' più fruibile per gli altri, non c'erano tante alternative. E quel tipo di sonorità era particolarmente in voga in quel periodo ed era una di queste. Quindi io ai tempi fui veramente contento di fare quel brano. Cioè, mi ricordo quando sentì il mix finale, dissi proprio...
cazzo bello, è sì, esattamente come lo volevo concepire. È un pezzo da bene a parte, comunque, voglio dire, non... è un altro di quei pezzi a cui sono legato più per un discorso di carriera, comunque mi riporta un periodo bello, però non... non è un pezzo immortale, ecco, sono i pezzi che sono longevi, li ascolto anche dopo 10 anni, dico... Tu ti ascolti i tuoi pezzi? Raramente, però capita. Di solito mi piace fare questo, quando mi sono dimenticato di un disco, quindi quando sono passati parecchi anni, mi riascolto quel disco, per valutarlo con un occhio esterno. Ok. E c'è qualche pezzo su YouTube, perché a me mi ricordo da piccolo, non voglio fare questo titolo di questo pezzo, ti faccio prima la domanda così poi capisco se posso fare questo titolo, perché c'è un pezzo, mi ricordo, che è veramente pesante, in cui bestemmi anche, vai in extra beat. Ok, ci sono dei pezzi su YouTube che si possono trovare che tipo vorresti sparissero? No, in realtà no. C'era anche di Love, un pezzo che fece... Ah, marijuana, cocaina, eroina, crack. Esatto. Bellissimo. Io ce l'ho ancora sulla musica di iTunes. Ti dico una stronzata di pezzo, però perché lo dovrei cancellare? Fa parte anche quello della nostra storia, in questo caso. E, diciamo che una volta che sono lì non me ne frega più un cazzo. No? Magari quest'anno di poi certi pezzi non li rifarei più, perché mi sono reso conto, e per questo ci è voluto parecchio tempo, che comunque poi dopo tanti anni, e io non pensavo all'inizio di durare tutti questi anni, perché insomma il rap era una cosa molto diversa ai miei tempi, però dopo tanti anni tutto quello che hai fatto è rimasto veramente a tutti. E quindi, sai, costruire la tua identità non è più così semplice se hai fatto un po' questo, un po' quello. Quindi io mi reputo comunque uno... che è stato abbastanza coerente, tutto sommato, quantomeno non ho mai fatto dei cambi da un giorno all'altro. Però, insomma, ci sono delle cose che magari... quelle che non sono state rilevanti potevano tranquillamente essere evitate, e ce ne sono alcune. Cose del tuo passato ti hanno mai precluso altre cose lavorative? Cioè, pezzi come Vaffanculo, di Love, hanno mai fatto dire a dei discografici o a qualcuno con cui avresti dovuto lavorare... non ci vogliamo accostare a una persona che su web ha queste cose. Sì, ti è successo? Sì, anzi, recentemente dovevo fare un evento. Non sto a dire né il nome dell'evento né il nome dell'associazione di... Certo, ci mancherebbe. Di sti rompicazzo, perché non me ne frega niente, però un'associazione di queste è andata a rompere le palle, a dire, no, ma guardate che nei testi di Mischilla ci sono delle cose, sessismo, roba, e quindi mi è saltato l'evento. La roba bella è che poi, cioè, a questo evento, che era una cosa, diciamo, fissa, ci sono stati molti altri artisti, prima e dopo di me, che non sono assolutamente diversi da me. Cioè, anche loro nei testi hanno detto di tutto, però io sono un po' l'agnello sacrificale, forse, perché, come dicevo prima, non me ne tengo nemmeno sui social, non me ne frega niente. Quindi, insomma, c'è anche dell'ignoranza a volte nella politica. Sì, ma io mi ricordo qualche tempo fa, anzi, forse quando Junior Kelly partecipò a Sanremo, la gente se ne venne fuori dicendo, ah, ma sul palco di Sanremo va uno che nei testi dice... Cioè, perché poi appena va, inizia veramente ad andare magari sotto i riflettori quelli importanti, la gente va a scavare giusto per buttarti merda addosso perché vuole fare qualcosa, capito? Tu, Jody, capisci quando ti dico c'è anche dell'ignoranza? Pensa che a Sanremo invitarono Eminem. Tu hai idea di quello che ha detto Eminem nei testi? Cioè... ma prova Eminem... che fibra di Mr. Simpatia a confronto era niente, cioè Eminem si è sputato veramente pesantissimo. Eppure lo invitarono a Sanremo e nessuno disse perché nessuno capiva i suoi testi, nessuno conosceva niente della sua ma storia. Tra l'altro, però... non vorrei, magari è un falso storico che so io, ma Eminem tipo, è andato a Sanremo e ha tipo lanciato il microfono, una cazzata? No, non ha lanciato il microfono. No, tipo si è incazzato. Però, non era stato molto capito, effettivamente. Esatto. Siccome c'era stata la bella Carrà, che era stata molto, in realtà, molto accondiscendente. Infatti fu veramente una grande la Raff, perché comunque lo chiamò lei, poi questo me lo raccontò a posteriori quando lavoravamo insieme a The Voice. Però lo volle lei e infatti lo aveva presentato comunque, cioè ci aveva messo dell'enfasi, insomma lei era contenta di questa cosa. Però il pubblico di rincoglioniti italiani che guardano Sanremo, che guardavano Sanremo quantomeno i tempi, non capirono assolutamente questa performance. Esatto. Sembrava un pubblico di Walking Dead. Ma esatto, è stato esattamente così, nel senso che non c'è stato calore zero all'Ariston, soprattutto con ovviamente Eminem, che era abituato a tutto l'audience americano, gente che saltava, arriva in Italia in uno degli eventi più importanti, si trova davanti il pubblico del teatro Ariston, che erano così, cioè letteralmente così, con Eminem davanti, il rapper più importante al mondo che ti rappa, e loro così,
con Raffaella, che cazzo l'aveva pompato tantissimo, era contenta di averlo là, ma il calore non c'era stato, effettivamente lui si è preso male, non è più venuto in nessuna trasmissione italiana. No, volevo chiederti una roba, poi dopo cominciamo a fare robe molto stupide. L'ultima roba seria che ti chiederò è, c'è un pezzo che hai fatto con qualcuno che non vorresti averlo mai fatto con quel qualcuno? Sì. So che vuoi sapere anche chi. No, vabbè, la curiosità in questo momento è tanta, però so che tu non vorrai dire chi, ma è un pezzo vecchio vecchio o un pezzo abbastanza recente? Sì, no, è un pezzo vecchio, diciamo che, vabbè, allora, in realtà non è neanche così grave la cosa, però feci questa strofa, questo rapper che ai tempi era emergente, che poi ha avuto il suo successo, e quando gli chiesi un favore indietro, che non era direttamente per me, ma per un ragazzo che, insomma, che produco, non, per un motivo o per un altro, sono impegnato, non ricambio questa cosa, no? E quindi, insomma, amici come prima, siamo anche visti, salutiamo, però col senno di poi dico, ai tempi te la feci proprio per farti un favore, quindi se l'avessi saputo non te l'avrei fatto. Ho capito. Tutto qui. Ok, forse, vabbè. Ma comunque ho capito. Hai capito, Simo? Hai già un'idea? Tu? Sì, ho un'idea. Mm. Ho abbastanza un'idea. Facciamo freestyle? No, bro. Dai, no, scusami. Cioè... Dai! No, se vuoi ti insegno come si fa. Va bene. Possiamo comunque Simo. Qualcosa, dai. Sì. No, ma io non è che lo so fare. Jody lo sa fare molto bene. Chi è quello bravo dei due? Jody. No, non fare così. Io posso mettervi alla prova adesso, e da lì capisco se avete capito il segreto del freestyle oppure no. Ok, vai. Allora, vai, mettici alla prova. Allora, devi farmi un freestyle. Dai, ti scelgo un argomento facile. Vai. Cosa ti piace nella vita, te? La figa. Ok, certo, va bene, però rischi di farti bannare. Dai, te la faccio più semplice. Fai un freestyle su Twitch. Ok. L'argomento è Twitch. Ok, vai. Go to artgrid.io. Bel beat, proprio. Oh. Ehi. Twitch. Ehi. Twitch. Sono qua come fossi malbente, godi, sono su Twitch, sono Greenbold, lo sai che non sono omi, vado avanti in questa vita, sai che sbrocco come una boccia, e no, non sono qua a fare tipo Dario Moccia, vado avanti in queste barre, te le chiudo tutte quante, perché dopo ti colpisco come scimitarre, vado avanti, non so che cazzo dire perché sono qua, perché devi fare una sub, sono troppo forte in fare questo rap, te lo dico, sono come Madame, non c'entro cazzo con Twitch, Madame. Ho cambiato un po' il discorso. Te lo dico, sì, il beat è finito. Tu non l'hai capito. Dai, Jody, tocca vai, te adesso. Vediamo Jody. Madonna, no, ragazzi, però non. Cioè, no. Dai, vi faccio. Ma io, a me non mi interessa vedere quanto siete bravi. Perché io voglio capire se ho qualcosa da insegnarvi oppure no. Sicuramente nel freestyle ho qualcosa da insegnarvi. Però. Vai. C'è soltanto un segreto vero per imparare a fare freestyle bene. Tu non lo sai. Vediamo, Jody. Dai, Jody, l'argomento è. Sindrome le dipendenze di fumo, okay. Alcol, vai, le donne, vai. Ok, allora scrivo freestyle instrumental, vai, spero che floppi, metto vai. Quello classico. Ah sì, vabbè, assurdo. Cosa c'è? Il beat è proprio facilissimo. Adesso il beat è facile. Le dipendenze, ok. Il beat è facile questo, vi piace giusto. Le dipendenze io non me ne vado fiero, perché sono avanti, perché sono un vero frero. Sono qui con Green e sono qui con Amy Schilla, per questo ho visto quella droga che mi killa e mi ammazza. E io pure prendo una mazza e poi la strazia, e quella donna si mi strazia, ed è come se fosse una droga che mi faccio in vena, anche se lo so che alla fine non ne vale la pena. Oh, e sono qui e provo a spaccare, anche se io preferirei andarmi a drogare. Mi mangio le parole in questo bel freestyle, e so che tu lo sai, sì lo so che tu lo sai. Non mi ritrovo bene in questa base, anche se la conosco, anche se la disconosco, come fosse un tipo mambolosco. E mi piace quel booty, mi piace perché lei è thick e perché fa freak, yeah. Io non faccio cose dipendenti. Basta. Non l'hai capito neanche te. Perfetto. Allora, sbagliate tutti e due in una cosa, ragazzi. Che voi, sì. Si vede che mentre fate freestyle, non state, mentre rappate, non state pensando a quello che dovete dire sull'argomento. E lo vedo perché mettete tutte e due le rime dell'argomento in apertura e poi non sapete più come chiuderle, perché è difficilissimo. No, io di solito tipo penso
di solito, ma non sempre, a tipo prima ho iniziato Bentegodi perché volevo dire Omi. Poi ho detto Questo si tratta proprio di questo. Ma però mi sono perso. Ma tu devi imparare a fare quello. Capito? Tu devi imparare a dire le cose che vuoi dire, ovviamente che siano delle cose che quantomeno nel momento in cui trattieni divertano la gente. Non ti dico i giochi di parole, quello diciamo che è uno step successivo. E poi devi mettere delle rime che anche non hanno nessun senso in apertura, tanto mentre fai freestyle nessuno sta a vedere che cazzo dici all'inizio. Stanno tutti a aspettare la rima, capito? Quindi uno può dire anche tipo... Vabbè, tu è vero dici sempre tipo Emis con il freeze? Sì, oppure sai che rappresento, quella è una routine, no? Ti serve soltanto per mettere le rime in apertura. È vero, cazzo. Vabbè, Simo dice sempre... Cioè, se all'inizio dico una roba senza senso, credimi, nel momento in cui... Adesso ovviamente se lo faccio tutti staranno ad ascoltare quello che dico all'inizio, ma quando sei sul palco tutti aspettano soltanto la punchline, la rima di chiusura che fa fare il boato, no? Quindi sì. Se io dico una roba che non ha senso, tipo faccio freestyle come nonno in cameretta, poi chiudo dicendo ci abbiamo messo 2 ore ad avviare la diretta. E la gente dice, oh, che rima geniale. Cioè, non ha nessuna importanza quello che dici prima. È vero. L'importante è quello che tu... vuoi comunicare dopo. Ma quindi vuol dire che mentre fa freestyle l'altro tu non lo ascolti neanche di solito? Esattamente. Oppure la cosa c'è, cioè, lo step, diciamo, quello successivo che ti insegna a essere un bravo freestyler. Collegarti. Ed è quello che facciamo tutti noi. No, a parte legarti, ma è riuscire a pensare alle rime da dire mentre stai già rappando. Faccio freestyle come nelle jam, tu ti chiami Greenbaud, ma all'inizio ti chiamavo Gran, capito? E da lì legarmi con altre stronzate, avanti, avanti, avanti. Quello è quello che ti rende un bravo freestyler, perché quando ti dicono, guarda che devi fare un minuto e mezzo di freestyle, esatto. Non è che puoi pensartele tutte. Magari mentre facciamo i 4/4, tu dici una cosa e io posso pensare a cosa risponderti. E da qui si lega un altro trick. Se ci fate caso, tutti i bravi freestyler, e questo l'hanno capito nel tempo, all'inizio non era così, ma noi fummo tra i primi, la barra, quella killer, te la mettono alla quarta. Te la mettono in chiusura. Cioè io ti dico quello che ti devo dire quando tocca a te. Così tu non hai avuto modo di pensare quello che mi devi dire, perché te l'ho appena detto e tocca subito a te. Tu, cioè, non potevi rispondere. Quindi dico tipo Greenbaud con il freeze ti spacco, sono qua come Masterchef Cracco, sai che in questa barra io spacco, e lì poi lo dico la roba finale. Esattamente. Cazzo. E io che ti stavo ascoltando dico minchia, me l'ha detta ora. Allora, quello bravo se ne fotte. Cioè, mentre prendo 2 barre, capito, no? Tipo Carlo Cracco, ok, no? E lì penso alle robe da dire, no? Mentre sto già rappando, capito, no? Gioco a Warzone, ma sti stronzi non li ammazzo, li cracco, capito? Robe di questo genere, no? Faccio freestyle e tu rimani solo, ti prendo a ceffoni come Cannavacciuolo, capito? Alla fine l'ho chiusa comunque rispondendo a quello che mi hai detto tu. Però questo viene dopo. Minchia, comunque io veramente il freestyle proprio... Io credo sia una delle cose... non più difficili, però veramente, cioè, se magari sei in ansia, che cazzo ne so, non riesci a pensare, cioè rischi di fare veramente una gran figura di merda, perché nel momento in cui ti trovi in una situazione in cui sei sul palco davanti a un sacco di persone, che magari l'altra persona che sta rappando contro di te sta facendo delle rime belle pesanti, cioè tu hai anche una responsabilità di dire, se non penso in fretta faccio una figura di merda, cioè bruttissimo. Però allora ti dico, quando c'è l'atmosfera giusta è difficile che non ti venga niente in mente. Io per esempio ho sempre dato il meglio di me durante i contest, però a chi è che non è capitata la serata? No, anche io, ci sono dei video dove magari perdo con uno che non era più bravo di me, ma quella era la sua serata, io magari ero preso male perché la situazione non era quella che volevo, il pubblico magari era dalla sua, e quindi questo influisce negativamente. Comunque stiamo parlando di una cosa che è tutta fatta di testa, non è che devo combattere col fisico, giocarmela insomma in qualche altro ambito, è tutta di te, si tratta tutto di pensare ed esprimersi. Ovvio che se sono in uno stato mentale di freezing... No, ma infatti in realtà, cioè, io avevo fatto... Vuoi dire una roba, Jody? No, vorrei sapere, cioè, a questo punto vorrei che lui vedesse il tuo freestyle più bello e il mio freestyle più bello, per capire cosa ne pensa di quello che tutti pensano siano dei freestyle belli nostri. Sì, ma io ho un freestyle bello? Sì, sicuramente, cioè, sì, zio. Io? Tra l'altro prima ci stavo credendo, quando hai fatto tutte quelle rime in acco, cracco, ho detto ok, ma la chiude. Invece sei arrivata la terza e hai detto, e qua devo dirla. Sì, esatto. Vabbè, no, perché non volevo esaltare troppo. No, mentre Jody cerca i freestyle così, no, io perché io ho fatto anche una live un po' di mesi fa in cui ho invitato, abbiamo fatto proprio una sfida di freestyle, cioè non io ovviamente, ma ho invitato tipo Hydra, Sheckero, tutti i più grandi, Shade, tutti i freestyle più grandi italiani, e loro proprio mi hanno detto... Cazzo, farlo da remoto è più difficile, perché minchia, non hai il pubblico. E io, a pensarci, mi sembrerebbe quasi più facile, perché non hai, cioè, sei davanti a una telecamera, sei più tranquillo. Invece, paradossalmente, avere il pubblico ti dà più responsabilità, ma anche meno in realtà. Cioè, comunque ti aiuta.
Vabbè, è il boato della gente. Quando il pubblico è caldo, basta che dici veramente cazzo figa culo, fanno casino, tu li capisci che sono già tuoi, e allora dai il meglio di te, lì diventi un fenomeno. Sì, però è vero che ho anche visto dei freestyle dove letteralmente c'è tutto il pubblico da parte di uno e quindi lì c'è Sì, e l'altro quindi è la sei devastante. Quello è il motivo per cui hanno messo stante. le giurie, poi all'inizio non c'erano. A me è Ti capitato, no? faccio una domanda perché io ho visto un video su YouTube e voglio sapere quale sarebbe stata la tua reazione. Sicuramente l'hai visto anche tu quel video. È presente di quando c'è quella gara tra due freestyler che a un certo punto uno insulta la mamma all'altro e l'altro gli molla un pugno. Non so se l'hai mai vista. Ah, adesso lo picchio. Sì, esatto, perché e adesso lo Mitologico. picchio. No, ma allora Adesso lo picchio. Sì. aspetta, il dettaglio veramente rilevante, perché poi io questi video me li guardo bene, no? La cosa che fa ancora Adesso più lo ridere, picchio. al di là della reazione, che vabbè, ovviamente è bellissimo, no, fa amico è un picchio, ora ho repato e adesso lo picchio. Questa è la barra completa, no? Sì. Ma la roba più bella, stavo dicendo, è che quando lui fa "gli è morta la mamma", la classica scusa, a parte che dico che scusa è, scusa, Ma certo, cioè, non lo mica. so, vabbè. Comunque, ma la roba bella è che quello lì che poi gli dà un cartone, guarda qualcuno nel pubblico giù, col microfono gli fa così. Ah, come per dire, Con la aspetta che lo mano. spacco. Come dire, aspetta di vedere cosa faccio ora. Sì, era la mia cosa Cazzo, preferita. non l'avevo Ce visto l'aveva quel già in testa, dettaglio. capito? Non l'avevo visto quel Stupido. dettaglio. Ma tu ti saresti, cioè, tu ti saresti incazzato in una roba del genere, oppure No, mi sarei incazzato per il pugno. no? No, 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 Per le... ma se uno ti facesse una rima veramente, cioè, Veramente ok, è peso, che freestyle, magari ma colpisce famiglia, cose così. Cioè, tutto è lecito in esatto, nel freestyle? momento Allora... in cui la colpisce, poi dopo tu gli dici, gli fai capire che quella roba lì è pesante e lui rincara la dose. No, allora, effettivamente, allora, io sono cresciuto proprio nella scuola di freestyler, quella, quando ancora non era neanche così un trend sputtanato quello del tua mamma, quindi era sempre rime su mia madre, no? Però, ripeto, era una roba che faceva parte del freestyle e quindi, capisci, se per esempio io c'ho, non è il mio caso, sto facendo un esempio, c'è cioè, che io ho mia madre in carrozzina, che ne so, no? E tu fai una rima su mia madre in carrozzina, è personale, non è più intrattenimento, allora lì me la prenderei. Esatto. Poi Però magari deve essere sempre giocoso, cioè deve essere sempre una roba che quando dico tua mamma, tua sorella, tu sto sparando a zio, cioè non ce l'ho veramente con te, cioè, si deve percepire questa cosa. Se uno si offende perché dice tua madre è una puttana, è no, intorto vabbè, lui. certo. Se quello ti dice mia mamma è morta, questa dice la classica La scusa. classica scusa è un po' pesante. Sì. Sì. Però quella clip è bellissima. Perché poi, cioè, Beh, bello che non è adesso che lo se, sì, picchio. bello che non è che si è incazzato, ha smesso e l'ha picchiato. Cioè, l'ha picchiato con la rima, geniale Prima ha chiuso la comunque. rima. Ha chiuso la Prima ha fatto il rima suo dovere. e poi ha tirato il cartone, che tanto l'ha pure missato il cartone. Però è stato veramente bello. Jordi, hai trovato sti freestyle di merda o Sì, aspetta che prima mi sto guardando la clip del tipo che picchia. no? Vabbè, faccela Arrivo. vedere, condividicela così ce la Va riguardiamo. bene, va È bene. sempre Ci sento piacevole un vedere quella clip. fenomenale. Vai, anche in chat Aspetta, non l'hanno mi vista in rivedi? molti. Però Ok, eccolo qua. Eccoci, è stato veramente bello. vai. Non è sciocco! E mi Sentite? guarda di solo come il sciocco! Adesso vedi, amico è un picchio, ora un reparto e adesso lo Cazzo, figo, Ma ma aspetta, voglio vedere la mossa che dicevi, aspetta. quella guarda il pubblico. Non è sciocco! E mi guarda di Ecco, ecco. Aspetta. solo come il sciocco! Adesso vedi, amico è un picchio, ora un reparto e adesso lo... Tra l'altro picchio non l'ha detto. Ma che riflessi ha avuto quello? Sì, Dice, tipo. minchia, Mettilo proprio a rallenti, fattore! mettilo a Aspettava, rallenti. secondo me. Metti a Sì, rallenti. aspetta. Perché figa, Dov'è? si è spostata a una velocità Sì, allucinante, sì, sì. eh. Ma porca Allora, puttana. velocità di Roma riproduzione cieco sembrava il 0,25. tipo. Porca troia. Se lo acchiappava col microfono in mano, sai che male mi faceva? Minchia, Minchia, gli faceva malissimo. Cazzo, ma ha avuto dei riflessi allucinanti, eh. Sì, Porca puttana, si è proprio abbassato di colpo. Quindi, Comunque, veramente. ho trovato la tua God Mod, Simo. La mia. Ma io ho una. Ma quando è che ho fatto una God Mod? Oh, c'è scritto: Grimbaud entra in God Mod durante il freestyle. Sentiamola. Vediamo. Sto per Vai. vergognare come un ladro, ma vediamo. Vai. Ehi. Ehi. Comune. Questa è tosta, è veloce questa, però, eh.
Però ce l'hai Green, tu vuoi sparare, Green, vai tu, vai bro, vai. Ehi. Entro sulla base perché sono troppo bravo in queste rime, te le batto perché sai che me la cavo, vado, questa è veloce ma non sono molto bravo perché in queste rime sai che sono un mago perché vado troppo avanti, perché spacco tutti quanti, te lo dico, ti spacco tutti quanti i denti davanti perché vado in queste rime, sono bravo perché voglio andare in Brasile ma non voglio fare queste rime, vado avanti perché sono troppo forte in queste balle, te le spacco. Ah, rappo come cracco perché sono uno chef, ti cucino questa pasta, sono bravo perché vado in giro a mangiare la carta perché sono faccio queste barre, dico dopo basta, faccio queste barre, sono troppo bravo, basta, ora vado fare qua avanti, vado fare come Fidel Castro, te lo dico, sono pazzo in queste barre, sai che dopo vado come un cane perché sono bravo perché voglio andare un po' a pisciare, voglio andare a cagare ma non sono troppo bravo in queste rime, sono forte, sai che sono un mago, sono bravo perché voglio andare in extra beat, te lo dico, sai che ti metto una X, vado avanti ma non sono troppo forte perché voglio dire sempre le stesse cose ma non le dico mai. Ma è una merda, è una merda, dico di roba a caso velocemente, dico roba a caso velocemente, è una merda, cioè. Ma c'è scritto, ce l'ha scritto Godmode. Però allora spezzo una lancia a tuo favore, bro, il beat era veramente difficile. Grazie, grazie. Sarà quello. Come fa a fare le rime così? Ma qui riesco a fare un bel freestyle così. Dovevi prendere diversamente. Vabbè, però almeno non mi sono inceppato più o meno. Comunque sono andato. No, però vedi, quel vado avanti in queste rime. Quella è la tua routine, che però al momento è brutta. Per quello che tutti dicono una cosa. Perché la metti un po' più in mezzo. Vado avanti è proprio da non so che cazzo dire, capito? È quella che abbiamo tutti quando iniziamo. Ok. Vai, vado Jody. Avanti e non so che cosa dire. Quelle sono le due robe che facciamo tutte all'inizio. Ok. Adesso Jody si vanterà del suo freestyle. Guarda, no, perché spero magari, che dici magari che sia una merda. No, finalmente Mischilla toglierà questo mito del fatto che io sappia fare freestyle. Ma io l'ho già tolto, Fra, non ti preoccupare. Ma questo è Rick e Morty, metti Rick e Morty, no? No, questa è la prima, è quella. Ma metti Rick e Morty, però Rick e Morty, dai. Cosa fai? No, Rick e Morty muore dopo quattro barre. Rick e Morty, questa è quella che. Ma quanti ne avevate qua, ragazzi? 12? Cioè... No, l'anno scorso. L'anno scorso. Ma siete cambiati tantissimo. Siete in una fase, mi sa, adolescenziale, non lo so. Io sì. Per cambiare beat, porco Diaz. Va bene, questo. Ti tolgo un attimo, Natalia, perdonami. Ti sembrava un cadavere. Yeah. Tu mi hai detto. Mi hai detto di questa catenina, eh? Ok. Proprio questa catenina ti sta sulle palle. La catenina è la cosa del cesso e l'ho sentito. Domani questo video va nella tana del ferito. Eh sì, ci ho pensato a questa rima poco fa. E non ho fatto come tuo papà che ti stacca internet anche se è il tuo lavoro. Non è un dissing dash pap, lo dico perché te, tu sei un tesoro. Sei così bello, con quegli occhi da cerbiatto e con quel gran bel cervello. Wow, Simone, tu sei proprio un coglione. E questo è un classico insulto da frerone. Ah, sono un frerone, che bello essere qui. Attenzione perché se vado di là vado in bagno e faccio la pipì. Ah sì, la pipì mi è scappata tutta quanta. E quindi io mi metto una bottiglietta qua di panza. Niente, ha tolto niente. Non è lo stesso sapore. Attenzione, che odore. Niente, che odore, proprio così. Umiliato. Finito. Questa è stata veramente una... Ehi, miss, fa schifo sto freestyle? Sì, raga. Oh! Finalmente. Vabbè, ma fa schifo a me perché, cioè, è normale, no? Come se, non so, come se io sono un pugile professionista e vedo uno che si allena magari ogni tanto in palestra e dico, beh, non è bravo, ci sta, ragazzi, avete no, investito certo, il vostro tempo in alto. Ma sì, ma è freestyle intrattenitivo, insomma, niente di... Però è divertente, cioè, a me, per esempio, diverte tantissimo guardare la gente come voi che non fa freestyle, però si butta. È molto più divertente spesso di guardare uno che magari non è bravissimo, è bravo, ma è mediocre, no? E dico, vabbè, tanto non dice un cazzo comunque. Invece voi avete dei lampi comunque di... Boh, dite delle cringiate comunque. Posso provare l'ultima? Che a sto punto, siccome la gente lo spamma in chat, cosa ne pensi di questa? Se ti togli le cuffie anche qua, posso anche andare a morire stasera. Vai, mettissimo. Questo è un bel flow, secondo me. Perché morti freestyle. Ehi, hey, siamo tutti un po' ricchi, siamo tutti un po' morti. No, ehi, hey, siamo in diretta su Twitch con Grimbaud e Jody. Yo, yo, sembriamo un po' come Rick e Morty. Yo, se cosa facciamo stasera? Una live morente. Anche se c'è molta gente. Mi sento un delinquente, mi sento un deficiente.
e alla fine non faccio niente. Non faccio niente qui con Simone, ma voi restate, perché mi diverto se poi diciamo le cazzate. Non voglio vedere i video del collegio, perché se no prendo un coltello e poi mi sfregio. No, mi dissocio, signori di Twitch. Io so come una strega witch e gioco a The Witcher. Mi chiamo Geralt, yao, come il gatto di Victor Laszlo, perché grigio si chiama Geralt. Nascondiamoci tutti lontano da qui e andiamo come nell'altro freestyle a fare la pipì. Ho un gatto molto bello, si chiama Satoshi, è salito il Bitcoin, vero Satoshi, vero Satoshi? Che bello che sei, quasi quasi ti bacerei o ti sposerei. Se fossi una gattina ti sposerei. Ah no, poverino, ti devo castrare fra poco. Non ti preoccupare, perché poi ti puoi scopare anche un piccolo gioco che ti compro dal gattaro vicino a casa nostra. Attenzione, perché poi ti porto pure a una mostra, perché sei così bello che mi piace un po' esporti, ma ti faccio anche cagare nella lattiera, quindi muoviti, vai e caga bene, no. Non sporcare in giro, se no siamo insieme, se no siamo come un papiro e scriviamo la nostra storia qui stasera. Quindi a tutti voi buonasera. Questo è più bello dell'altro. Assolutamente, molto meglio. No, ti ho detto che devi far sentire questo. Molto meglio. Hai toppato un paio di cose. Innanzitutto hai detto stasera e buonasera, potevi cambiare. Sì, rima, vabbè, no? Sì, è stato importante. E poi ci sono stati due momenti in cui proprio le rime te le chiamavano. A un certo punto dici ti devo castare tra poco, così ti puoi scopare. Hai detto l'ora di un piccolo gioco. Potevi dire ti puoi scopare il topo, capito? Il gatto e il topo, per esempio, vanno. Ah, è vero. Pasta, ah, no? È e poi vero, hai detto non voglio esporti. Minchia, lì la devi chiudere con ricchi e morti. Però c'è cioè, la proprio chiamata. Deve facendo questa ah, cosa. È vero, è vero. Però vabbè, ci sta. Questo molto meglio, bro. Sì, questo è molto meglio. Questo argomento qua ti chiedo perché è una situazione che forse l'ho già anche portata in live come situazione, perché spesso ci ho pensato. Cioè, tu come ti comporteresti nel momento in cui fai che hai un migliore amico, ok? Tu sei single, hai un migliore amico che ha una fidanzata. E non lo so, uscite tutti insieme così a un certo punto, non lo so, passi del tempo con questa fidanzata, ci chiacchieri così di lei. E impazzisci per lei e capisci che anche lei potrebbe starci, cioè si crea veramente una chimica forte. Questo qua è il tuo migliore amico da sempre. No, ne parlo a lui. Ne parli a lui? Sì. E cosa dici? Cioè, gravissimo come roba. Non è grave se faccio l'infame. Se ti vengo a dire la verità ti dico guarda, c'è un problema serio, sono innamorato della tua ragazza. E tu cosa diresti al suo posto? Bel cazzo al culo questo. È un bel cazzo al culo? Un bel cazzo al culo, però cosa devi fare? È proprio vero che cioè, al cuore non si comanda. Io adesso sono fidanzato, per esempio, e sono innamoratissimo della mia ragazza. Mi piace veramente da impazzire. E a lei lo dico sempre, dico se tu fossi stata la donna di un amico sarebbe stato un problema, perché mi saresti piaciuta troppo, capisci? Quindi può capitare. Cioè, non è che lo fai con cognizione, no? Se ti innamori, ti innamori. Minchia, però che situazione di merda. Io probabilmente invece tipo farei sempre in modo di non beccarla più. Cioè cercherei di farla sparire dalla mia vita finché non okay, mi no, passa. Allora sì, però è un po' difficile. Se quello è il tuo migliore amico come fai? Vabbè, ogni volta che domanda. Tanto non è che si c'è sempre insieme anche con lei. Ogni volta che c'è anche lei fai in modo di non esserci. Però anche lui lo capirebbe però. Non è che risolvi granché. Sì, è una situazione del cazzo, veramente. Però fortunatamente cioè, la roba più delicata è, direi al mio migliore amico che anche la sua ragazza mostra dei segnali. Quello è già diverso, perché vai a sballare un equilibrio importante. Poi, lo faresti? Poi lei magari lei può sempre dire, ma no, guarda che ti sei fatto il film tu. Cioè, dipende anche che segnali sono. Se fa proprio la cretina. Glielo dici? Cioè, se lo capisce, è proprio palese che anche lei comunque... Magari addirittura ci prova con te. Se è il migliore amico, sì, bro. Per me l'amicizia quella vera, vera, è sacra. Sì. Non ci sono donne di mezzo che possono sputtanare tutto quantomeno, no? Ripeto, possono creare dei problemi, ovviamente, no? Terze persone in un rapporto. Però se è il tuo migliore amico, ne hai di parlare. Devi essere trasparente. Ti prendi le tue responsabilità, con il rischio che il tuo amico non è abbastanza comprensivo e ti manda a quel paese, però tu sei a posto con la coscienza. Per questo è come la vedo io. Sì. Però effettivamente. Anche perché, apro un'altra parentesi, facciamo finta che poi il mio migliore amico si lascia con questa ragazza. E la sua ragazza, ex ragazza, viene da me. Nel momento in cui io ci faccio qualcosa, il mio migliore amico però se lo può anche aspettare, capisci? È già una cosa diversa. È sempre meglio che andarci così che dici, ma come? No? Cioè, non dico che è mettere le mani avanti, perché se sei davvero amico non gli auguri niente di brutto, non gli auguri che si lasci, non gli auguri niente. Cioè, non c'è una verità in realtà, c'è soltanto il modo in cui ognuno di noi prenderebbe questa cosa e come lo farei io. Mi sentirei di fare questo. Ma ti è mai capitato una situazione simile? No.
No, ma perché, cioè, prima ti ho fatto l'esempio della mia fidanzata, no? Cioè, è stata una cosa veramente, cioè, mi è successo una volta, no, nella vita, che ho avuto il colpo di fulmine, no? Sai quando si dice il colpo di fulmine? Mm-hmm. Io sono arrivato a 30 anni, no, che non mi era mai successo, e poi mi è capitato. Non è una cosa che capita di frequente. Quindi no, assolutamente non. Al limite mi è capitato che qualche amico stesse con una bella ragazza, magari lo dicessi anche, ah, figa tuo tipo, no? Magari lo dice all'inizio, quando si frequentano, che non c'è ancora dell'affetto, no? Mm. Basta, però, no, dai. Gli amici son belli perché tali, e quindi ci ho del rispetto. Ok. Staresti mai... Certo, certo, Jody, vai. Cioè, mi è capitato, per esempio, che delle donne di amici in passato facessero un po' le cretine. E a questi ragazzi ho detto, ascolta, piantala. Ma mentre erano fidanzate? Sì. Allora non ho neanche aspettato che andassero troppo oltre da mancare realmente di rispetto al mio amico, però nel momento in cui ho capito qualcosa ho dovuto dire, ascolta, guarda che così, se continui devo dirglielo, perché cioè, tu sei la sua ragazza e lui è il mio amico, quindi fondamentalmente di te non me ne frega niente, comportati bene. Minchia, però, e tu non gliel'hai detto poi a lui che l'hai fatto così? No, perché non era niente di così grave, non è che dici mi ha messo le mani nel cazzo, che dici, oh, te lo devo venire a dire. Magari la battuta, sai, la roba, ti fermo subito e dico, ascolta, non va bene. Minchia, grave. Jody? Allora, questo discorso ovviamente si applica alle ex. Ma Amy, se tu avessi un amico che magari per un periodo si è frequentatino con una persona, magari si frequentava con questa persona e in modo leggero, ci è andato a letto qualche volta e tutto quanto, secondo te questa cosa quindi però per forza di cose esclude che il suo miglior amico possa averci a che fare sotto il punto di vista sessuale? No, se a lui non gliene frega niente, no. Dipende da lui, però. Quindi... però se lui ti dice no, è no, secondo me. Se lui mi dice no, è no, esatto. Cioè, è sempre quello, senti, ma se voglio vedermi con quella ragazza che tra l'altro mi scrive pure ogni tanto così, che ti facevi tu, ti prende male? Tanto lo capisci, cioè, anche se non te lo dici direttamente, se capisci che comunque in qualche modo è ancora scottato, eviti. Sì, comunque sì, Jody, mi darebbe fastidio. Ho capito, mi darebbe fastidio. Stai tranquillo. Non farlo. Non farlo, per favore, non farlo. No, ma io non mi permetto. No, non farlo, non farlo, perché ho capito il riferimento. La reference. Sì, ho capito di brutto la reference. Volevo fare una domanda. Farei un gioco con Amy bellissimo. Vai, vai. Preso da Cattelan. Quale? Ah, quello delle... quale? Quello delle foto. Ma come fai? Le vedono tutti? No, gliela mandi su WhatsApp. Ok, vai, si può fare. Ah, bello, mi piace. Molto figo. O gli scrivi il nome o gli mandi la foto. Se scrivi il nome è più veloce. No, però la foto è più divertente, andare. Così gli appare proprio la foto davanti. Più divertente. Ah, okay. È andata molto, molto io. Curiosità, in realtà, vai. Che riguarda Twitch proprio. C'è qualche streamer di Twitch che, approcciando questo mondo, hai seguito un pochino? Tipo Moon, forse, visto che prima... Vabbè, allora, io in realtà li ho tutti loro, cioè tutti gli streamer, diciamo, con cui gioco, uh-huh. Li ho conosciuti prima che mi campanasse in testa questa cosa di aprire un canale. Okay. Quindi, però bene o male li conosco tutti, quelli, diciamo, ripeto, con cui gioco ogni tanto, no? Moon, stesso che Zano, insomma, tutta la compagnia bella, poi invece i tre ragazzi che sono Kijas, Marco, FFA e Moni, che sono i miei tre... ragazzi, diciamo, no, che giocano a COD. Sì, però seguire proprio, insomma, le live, no, da dirti mi metto lì e mi guardo le live, diciamo che le volte che ho guardato più magari una live su Twitch è quando c'è stato qualche torneo su COD e non avevo un cazzo da fare, allora magari ho aspettato un po' per passare il tempo, però no, non sono un grande, okay, grande guardone su Twitch. Ok, faccio un'ultima domanda sul singolo, perché volevo chiederti, tu hai fatto uscire Lucifero, no? Che è il nuovo singolo che hai fatto, che è un po' estivo ma non troppo, tipo un po' una... cioè, che significato gli dai a quel singolo tu? Cioè, ma allora, quando l'abbiamo registrato, infatti Tel Aviv, che è il mio DJ, ha detto subito, mica è reggaeton invernale, no? Perché anche noi non lo vedevamo tanto come pezzo estivo, però era talmente scollato dal resto delle cose che sto facendo per il mio nuovo album, che se non usciva ora probabilmente sarebbe andato scartato, perché non c'entrava più niente. E
E quindi buona, cioè è uscito senza nessuna presunzione, nel senso che non me ne fregava un cazzo di andare a fare il culo alle classifiche, di fare a spallate con gli altri singoli, perché non è proprio quella la wave, la roba che c'è adesso comunque è proprio la cosa nazionale popolare, no? In estate che va in Italia, e questo è un pezzo fin troppo raffinato, diciamo, no? Per spaccare il culo alle classifiche. Quindi va bene così, è stato molto apprezzato comunque dai miei fan, da un pubblico femminile, questo vabbè si sapeva comunque in principio, però sono contento, è un pezzo che è stato tanto apprezzato dagli artisti, cioè mi hanno scritto un sacco di miei colleghi per complimentarsi, insomma per dirmi comunque che erano gasati dal pezzo, quindi per me questo basta, poi per fare i numeri, tutto ciò che ne consegue ci sarà tempo, no, col disco, insomma, capiremo quali carte giocarsi. Adesso... Quindi il disco sarà... che cioè... sarà più rap, sarà più una roba... Cioè, qual è... Non è una domanda un po' stupida, però a quale disco che hai fatto assomiglia di più? In realtà nessuno. Sto scrivendo un sacco di musica triste, cupa. Quindi tipo un po' Mercurio? No, perché Mercurio era molto pop nelle sonorità, questo assolutamente no. Però è strano, è molto maturo... Non è un disco facile, quantomeno per il momento, ma cioè, così sembra che ne stia parlando come se fosse pronto a uscire. In realtà sarò a metà, quindi non ha neanche senso parlarne. Però diciamo, quello che è avvenuto finora c'è molta introspezione. È un disco triste, cioè, devo essere onesto. Non è un disco molto solare per ora. Ho capito, ho capito. Va bene, Emis. Guarda, per me è stato veramente un piacere incredibile averti qua. Spero tu ti sia divertito, spero tu abbia passato una bella ora, due ore, un'oretta e mezza che stiamo chiacchierando. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culla, una vetrina sulle stelle, con la musica da ballare, da ballare. Ho paura della fame.